Dopo due sconfitte consecutive, gli All Blacks tornano finalmente a sorridere contro i Bubble. Che vittoria oggi, tra l'altro contro, sotto un caldo cocente, però diciamo gli All Blacks hanno fatto la loro partita. Contro Darka, perché c'è voi. Contro Darka. E pentite. Boston un po' inaspettata dell'ex giocatore. Ha pure dato l'anima, ha giocato bene. Perché? No, prima fa l'intervista a fine partita, che è ringraziamento, e poi gioca contro di voi. Poi dopo faccio l'intervista, ragazzi. oggi bella partita, 27-3. Peccato per un gol, potevo fare altri bonus, però è bastata una mia tripletta. Niente, mi autoleggo migliore in campo. No, a parte la tripletta parla chiaro. No, vabbè, a parte lo scherzo, sì, ho giocato bene, però anche Jacopo ha giocato bene, Andrew e Corsale hanno fatto la loro partita. Un po' addormentati ho visto Franci, Marzio e Manu, che sui tre gol hanno fatto ognuno, si sono un pochettino addormentati. E niente, comunque la vittoria 3,2, eravamo in zona playoff, quindi consolidiamo ancora la zona playoff, penso avremmo preso magari qualche posizione. E niente, ci prepariamo alla prossima, credo, contro gli Spartans. Sì. Contro gli Spartans, che non li ho visti giocare. Se noi giochiamo bene, comunque non c'è per nessuno, però dobbiamo giocare bene, dobbiamo fare cavolate in difesa. Manca un po' di continuità. Con un po' di continuità, sì. Facciamo, secondo me, in attacco giochiamo, facciamo sempre tanti gol. 2000 azioni, pali, traverse. Se stiamo attenti in difesa, secondo me le partite vinciamo quasi tutte. Va bene, va bene. Allora già mi può bastare qui, ci vediamo settimana prossima. Va bene, allora settimana prossima. Grazie, ciao. Cadono a pezzi questi Bubble, caro Sironi. Poi guardiamo Montalto qui, Delisi, proprio raffigurano il momento critico dei Bubble. Sì, vabbè, oggi diciamo sta un po' contesto, perché la sfiga ha voluto che Ardizzone non sa nemmeno piegarsi. E dopo che si ubriaca sbocca l'anima e non riesce a muoversi. Ma che mi dite? Assolutamente sì, e lo sputtaniamo davanti a tutti. Poi chi? Campo si è infortunato ieri, Ciringione è partito, vabbè, Calaioccio lo siamo scordati praticamente. Insomma, Stefano, quindi, con la febbre. Stefano ha dovuto giocare con la febbre, giusto per non lasciarci in tre, perché eravamo questi. C'era l'articolo 11. Abbiamo dovuto giocare con un articolo 11, senza cambi, sotto il picco del sole, senza strategie, anzi il primo tempo abbiamo retto, poi adesso come sempre. Sempre più ultimi questi Bubble, sempre più critica la situazione. Sempre più ultimi, i penultimi hanno vinto. Chi erano? Non lo so. I Spartans forse. Hanno vinto. Sempre più. Stanno giocando. Stanno a giocare. Sempre più ultimi. Vabbè, ma ora come ora. Se non lo sai, dovremmo essere ultimi una volta spazio. Vabbè, vabbè, basta. Ultimi allo stesso modo, ultimi a metà. Chi siamo al prossimo? Prossimo turno avete gli Spurs. Lo piccolo. Vabbè, lo piccolo. La squadra di Lo Piccolo. Insomma, noi ci siamo. Noi puntiamo. C'è da dire che puntiamo ancora ai playoff. Direi tu, ma come? Bene, sì. Io non ho detto niente. Quindi, se non riusciamo, non cominciamo a vincere dalla prossima. Vabbè. Sì, però Delisi se la ride. Ma Delisi fa ridere i polli. Allora, c'è da dire che Ivan, quando fa i calendari, dovrebbe dargli un'occhiata. È Piero che. Perché vabbè, uguale. È vero, tipo la casualità, però noi abbiamo incontrato le prime 5 squadre che sono messe in classifica, ma che si sa che sono le più forti. Le abbiamo incontrate tutte di seguito. Quindi quando cominci con 5 sconfitte, anzi manco 5, una abbiamo vinta, con il Deportivo, che poi non hanno più perso neanche una partita. Quando poi fai 5 sconfitte consecutive, non è facile. Senza Calaiò che facciamo vedere. Poi senza Calaiò, vabbè. Calaiò fa la difesa. Cioè, voi dovete considerare gli handicap dei Bava, la mancanza di Calaiò, la presenza di Artizzone. Cioè, questi conti vanno fatti poi quando uno. Va bene, allora. Niente, quindi di certo non ci ritireremo mai. Se dovesse essere, almeno arriviamo ultimi con onore. Ma non credo che arriveremo. Io lo dico. C'è fiducia, visto? A mano quello non parlava nessuno. Rispondi, Ardizzone. Dove cazzo è il capitano? Pronto, capitano, stavo facendo l'intervista ai Bubble. Sta ridendo. Ti passo. No, glielo dici tu. Comunque mi dice Sironi che avete perso 7-3. 7-3.
Certo che ha una voce ardizzone. E compà, sbocca l'anima. Abbiamo perso come i cani, vediamo dopo. Ciao. E niente, dopo questo sketch con ardizzone. Niente, che dire, Manuel. Dateci una mano, dateci punti buoni. Ragazzi, dipende da voi. Ma dovreste fare che tipo tre partite senza munizioni più uno. Sei proposta? Sì, non vale, con me in campo in squadra. Come cazzo fai a fare senza munizioni? Va bene, allora ci vediamo sabato prossimo, chissà. Con un'ardizione intero, magari. Anche no, speriamo di. Ciao ragazzi, ciao.